Ciao a tutti, come state? Io bene, ma oggi non so che cosa fare. Raccontatemi voi, per favore, qualche cosa. Datemi dei consigli, datemi delle idee, consigliatemi qualcosa, perché abbiamo fatto già tante cose, vi ho parlato di tantissime cose. Vi ricordate? Abbiamo parlato di cibo, quello sempre, non manca mai. Abbiamo parlato di cibo, di cucinare a casa. O di andare al ristorante. Ok, abbiamo parlato di compere, di shopping e compere varie, vi ricordate? Poi abbiamo parlato di famiglia, di tantissime cose, quindi dovete darmi delle idee. Comunque questa è la 47esima lezione del corso One World Italiano Video. Ebbene, quindi oggi dovete proprio aiutarmi, dovete un po' rivedere i miei video. Rivedeteli, mi raccomando, perché così vedete un po' che cosa manca, che cosa possiamo fare ancora. Va bene, va bene. Vi ricordate, pensateci un po', pensateci, perché io oggi non so che cosa fare, davvero. Ve l'ho detto, ristoranti, cucinare a casa, compere. Rivedete i video e consigliatemi qualcosa. Ah, vi ricordate l'altra volta, ho fatto un movimento sbagliato. Ok, non lo rifaccio perché sennò, vabbè, provo a rifarlo. Era così e sono rimasta bloccata e vi ho detto non fatelo, mi raccomando. E poi però vabbè, non vi preoccupate, adesso sto bene. L'altra volta avevo la schiena un po' rotta. Poi vi ricordate, nelle scorse lezioni sono andata all'aeroporto, però ho perso l'aereo e infatti vi ho detto, quando andate all'aeroporto, mi raccomando, andateci almeno 2 ore prima, se no rischiate di perdere l'aereo come ho fatto io, così. E poi vi ricordate, sì, stendiamo un velo pietoso. Poi vi ricordate, vi ho parlato anche della famiglia. Ricordatevi anche voi, di come eravate, perché vi ho parlato della mia attuale famiglia e della mia famiglia quando ero piccola, in passato. E quindi ricordatevi anche voi come eravate e così. Poi abbiamo parlato al telefono, vi ho insegnato a telefonare in situazioni formali e informali. E per esempio vi ho detto, questo è il numero, digitatelo nel vostro telefono. Poi che cosa abbiamo fatto? Sì, abbiamo fatto tanto tanto shopping insieme e io ogni volta, non ho comprato solo una cosa, ma mi sono detta, dai Veronica, compriamone tante. E sono sempre uscita dai negozi con tante tante buste. Va bene, va bene. E poi, vabbè, vi ho parlato tante volte, della grammatica italiana. Vi ho detto, non preoccupatevi, non vi preoccupate, ma non spaventatevi. Nel senso che la grammatica è quella, va studiata piano piano, vi ho detto non vi preoccupate, ma studiatela. E poi vi ho detto, siccome io sono la vostra insegnante, comportatevi bene. Va bene. E poi cosa abbiamo fatto? Ah, poi vi ricordate quando ho cantato? Ho cantato la mia mitica canzone degli anni 80 e vi ho detto ascoltatela, non rivedete quel video, per favore. Va bene. Va bene, va bene. Poi vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. Ah, vi ricordate quando mi sono messa gli occhiali? E vi ho detto, mi raccomando, le regole grammaticali, studiatele bene, ok? Quel giorno vi ho fatto un sacco di prediche. Va bene, va bene. Poi che cosa abbiamo fatto ancora? Ah, poi vi ricordate quando abbiamo parlato della superstizione? La superstizione, infatti qua ho il mio portafortuna, abbiamo parlato della superstizione e vi ho detto, vi ricordate quella famosa frase che io non ripeterò, che mi ha detto il mio direttore, voi non ripetetela, mi raccomando, non dite.
ditela, ma augurate in bocca al lupo. Auguratelo per, diciamo, nelle situazioni in cui serve la fortuna, ok? Va bene? Quindi ditelo per augurare fortuna. Benissimo, a proposito, qual era la lezione 17? Anche se non mi piace questo numero, andatela a rivedere, rivedetela. Perché? Perché altrimenti non potete capire questa lezione. E infatti questa è la lezione 47, dove rivediamo l'imperativo, ma con i pronomi. Infatti adesso nel mio dialogo io ho utilizzato l'imperativo con i pronomi in molte situazioni. Va bene? Allora, rivediamo un po', per esempio, all'inizio vi ho detto raccontatemi qualcosa. Allora, qui oltre alla lezione 17 che comunque dovete rivedere, rivedete anche la lezione 28, perché bravi, perché raccontate a chi, a me qualcosa, quindi l'imperativo in questo caso con il pronome indiretto, ok? Quindi quando abbiamo l'imperativo, bravi, avete già capito la regola, insieme a un pronome, il pronome va alla fine attaccato al verbo, quindi raccontate a me qualcosa. Poi vi ho parlato dei miei video, rivedeteli, rivedete che cosa? I miei video, pronome diretto, rivedete la lezione 26. Poi vi ho detto, ah, pensateci a questo, questo è più recente, ho spiegato il pronome ci in questo caso, nella lezione 45, quindi da poco. Ok, perché pensate a qualcosa, questo ci vuol dire a qualcosa. Poi ho detto, mi raccomando, in aeroporto andateci almeno 2 ore prima. Questo ci invece si riferisce a un luogo e dico questo sempre nella lezione 45. Quindi oggi andate a rivedere tutte queste lezioni per poter imparare l'imperativo con i pronomi. Bene, poi io vi ho detto, lo so, io vi ho detto, dite Veronica, però perché ci hai detto prima non preoccupatevi e poi non vi preoccupate? Ma perché qua hai cambiato la regola? Non ho cambiato la regola, ma qua abbiamo l'imperativo negativo. Con i pronomi, quando abbiamo l'imperativo negativo, possiamo mettere o il pronome o alla fine attaccato al verbo, oppure dopo la negazione, staccato dal verbo ma prima del verbo. Quindi come vedete non preoccupatevi, non vi preoccupate. Ok? Quindi se lo mettete alla fine deve stare attaccato all'imperativo, al verbo. Se lo mettete prima del verbo però deve essere tra la negazione e il verbo. E quindi dato che abbiamo questa frase andate a rivedere anche i verbi riflessivi nella lezione 24, perché preoccuparsi è un verbo riflessivo. Poi ho parlato di shopping e ho detto non compro solo una cosa, ma dai, compriamone tante. Il pronome ne, quindi ricordate, io spiego il pronome ne nella lezione 30. Bene, andate a rivedere tutte queste lezioni. E quindi vi ho insegnato come usare l'imperativo insieme ai pronomi. A proposito, nella lezione 17 io ho spiegato l'imperativo dei verbi regolari. Adesso vediamo alcuni verbi irregolari all'imperativo diretto e vediamo specialmente le forme monosillabiche, quindi alla seconda persona singolare, che però in questo dialogo con voi non ho usato, perché io parlo con voi, non parlo con te. Qualcuno nei commenti ha scritto se è possibile parlare con una sola persona, perché magari mi guardate da soli, ma siete così tanti, mi guardate in tanti e vi ringrazio tanto, che io preferisco, ragazzi, parlare con voi. Bene, e quindi vediamo adesso questo esempio con la seconda persona singolare. Allora, per esempio i verbi andare, dare, dire, fare, stare. Allora, ovviamente l'imperativo, ripetiamo, è facile perché lo usiamo solo con 3 persone. Tu, noi e voi. Bene, quindi abbiamo tu, nel caso di andare, va, dare, da.
dire, di, fare, fa, stare, sta. Per esempio, sta attento, fa il bravo, ok? Di la verità, ok? Da una mano a tua mamma, ok? Va via. Benissimo, quindi sono la seconda persona ha queste forme monosillabiche, invece noi e voi, come sempre, sono uguali al presente indicativo, va bene? Abbiamo questa particolarità, io posso dire anche per esempio vai al cinema, dai una mano a tua madre, in questo caso sì, di la verità, in questo caso va bene così. Fa, posso dire anche fai il bravo, stai attento, però abbiamo anche queste forme. Quando, adesso vi spiego una cosa, quando abbiamo il pronome insieme a queste forme monosillabiche, il pronome di solito raddoppia. Per esempio, vammi a comprare il giornale. Non è vammi, ma abbiamo doppia M. Datti da fare, doppia T. Dicci a noi la verità, falle a lei un favore, stammi a sentire. Allora, l'unico pronome che non ha, diciamo, che unito alla forma monosillabica, non alla doppia, è per esempio digli la verità, di a lui, e il pronome gli, che si può riferire a lui o a loro, va bene? Questa è una cosa in più che abbiamo visto oggi, quindi ricordatevi queste doppie nel caso delle forme monosillabiche insieme al pronome. Benissimo, per oggi mi sa, ragazzi, che va bene così, abbiamo già imparato tanto e mi raccomando, continuate a seguirmi, quindi seguitemi, benissimo, e guardatemi e divertitevi su One World Italiano Video. Ciao a tutti e alla prossima, ciao!